Building Place è un immobile sito nel quadrante nord-ovest della città di Milano, in Viale Certosa. È un immobile ben integrato con l'intorno e connesso con la struttura urbana che lo circonda. Un immobile che si sviluppa su circa 12.000 metri quadri di superficie, tre volumi, tre corpi di fabbrica principali lo compongono e ha destinazione d'uso prevalentemente uffici e quindi terziari. Gli spazi interni sono di moderna concezione, quindi grandi open space destinati agli uffici, colori molto chiari, vetrate a tutta altezza e tanta illuminazione naturale, uniti a terrazzamenti, giardini sospesi e giardini al piano terra. È riconoscibile dell'immobile anche dall'esterno è proprio il sistema di protezione delle facciate da raggi solari composto da una struttura in canne di bambù e acciaio. La struttura è una struttura dinamica, si muove, motorizzata, segue gli orari del giorno, segue l'andamento del sole. La resa di questa struttura dall'interno è paragonabile a quella che si prova quando si sta all'interno di un bosco. Guardando verso l'esterno si vedono una cortina di canne di bambù che proteggono gli ambienti interni. La scelta di tecnologie che siano anche sostenibili è data e legata soprattutto dal fatto che immobili come questo hanno grandi esigenze e richiedono grande cura sia per quanto riguarda l'utilizzo negli spazi esterni sia per quanto riguarda le garanzie di comfort che devono essere garantite agli utilizzatori. L'edificio Green Place è un impianto centralizzato caratterizzato da tre unità polivalenti installate sulla copertura dell'edificio di potenza complessiva pari a 1800 kW. Di queste tre unità solamente due sono attive contemporaneamente, quindi con un utilizzo di potenza dell'edificio intorno ai 1200 kW. La terza viene utilizzata solo come backup in caso di manutenzione ordinaria delle prime due unità. Le unità polivalenti a servizio dell'edificio sono caratterizzate dal poter produrre fluidi caldi e freddi contemporaneamente. Questa scelta è dovuta alla particolare conformazione innanzitutto dell'edificio, che è un edificio che si sviluppa tendenzialmente orizzontalmente, quindi è lungo e non molto alto, ma allo stesso tempo ha diverse esposizioni rispetto all'esterno, per cui di fatto si è valutata la necessità di poter produrre sia caldo che freddo contemporaneamente per seguire quella che è la curva di richiesta dei fluidi durante l'arco della giornata e delle diverse stagioni. L'impianto è polivalente, inoltre è stato scelto per una serie di benefici dal punto di vista energetico. Normalmente in una macchina polivalente durante i mesi estivi, per esempio, devono consumare acqua calda. Esempio ne sono tutti i circuiti dei sistemi di post scaldamento delle unità di trattamento aria che utilizzano in abbondanza acqua calda anche durante i mesi estivi per il controllo termigrometrico degli ambienti. L'impianto che si distribuisce orizzontalmente appunto sulla copertura dell'edificio imbocca poi sei cavedi verticali che vanno a servire con l'acqua di refrigerazione e l'acqua di riscaldamento tutti i tenant presenti all'interno dell'edificio stesso, oltre alle utenze condominiali. L'edificio è governato inoltre da un sistema BMS che consente il controllo dello stato termigrometrico di ogni tenant, quindi l'utilizzo che viene fatto dell'aria condizionata o del riscaldamento all'interno di ogni singolo ufficio. A completamento dell'impianto è presente un impianto fotovoltaico di circa 200 kW che ovviamente ha l'obiettivo di ridurre quelli che sono i consumi energetici complessivi primari dell'edificio stesso. Rispetto ad un impianto tradizionale a fonte termica, quindi una caldaia a gas, si stima che l'impianto di produzione polivalente garantisca annualmente un risparmio intorno al 55% complessivo, che si riduce intorno al 30-35% se si compara l'utilizzo delle polivalenti a un utilizzo di pompe di calore tradizionali ad alta efficienza. La pandemia ci ha mostrato quanto tempo passiamo all'interno degli immobili,
quanta energia consumiamo per viverli e quanto sia importante il livello tecnologico dell'immobile che viviamo. Un immobile performante, altamente tecnologico, efficiente, deve essere anche un immobile sostenibile, perché possa far vivere bene noi nel tempo e sopravvivere anche lui al tempo.